La notizia che buona parte dei tifosi juventini desideravano e si aspettavano è giunta. È giunta da Giuntoli, che ha esonerato Allegri. Dopo 3 anni disastrosi, Allegri bis, a parte la vittoria della Coppa Italia di 2 giorni fa, è giunto al capolinea l'avventura bianconera del bis di Allegri. Cosa dire? Innanzitutto l'incoerenza di quasi tutti i tifosi, perché prima leggevo, quando tipo l'anno scorso era stato riconfermato e altro, Allegri è stato riconfermato, andava esonerato, ora invece tutti quanti a difesa di Allegri, a protezione di Allegri, tutti ragazzi, tutti. E basta andare su Fanpage Sport o anche il sito della blog della Juve stesso, di Instagram, ovunque, con i commenti sotto YouTube, tutti quanti a protezione e difesa di Allegri. Adesso Allegri improvvisamente è diventato un dio del calcio. Io almeno io sono coerente fino alla fine. Porto rispetto e ti faccio i miei più sinceri auguri, spero che possa trovare una squadra, ma anche se ne dubito, in Europa. Ma andava fatta questa cosa, andava fatta anche prima. No, ma prima non si poteva fare perché non c'era il cash. Ora, con la qualificazione in Champions e con i soldi del Mondiale per Club, il cash c'è. Va bene ragazzi, ok. Cosa dire? Niente. Si poteva aspettare le ultime 2 giornate? Sì, si poteva aspettare. Però forse si è raggiunto un punto di non ritorno talmente grave, proprio il capolinea netto, dove non si poteva aspettare nemmeno questi ultimi 10 giorni. È giusto così? Sì. Chi arriverà? Thiago Motta? Non aspettatevi, non aspettiamoci che arrivi Thiago Motta e facciamo fuoco e fiamme, cioè, e facciamo il culo a stelle e strisce a tutti gli avversari, perché non sarà così. Aspettiamoci sicuramente un cambio radicale, mi auguro, e drastico di calcio, anche se comunque la Coppa Italia l'ha giocata la Juventus bene, ma soprattutto una continuità un po' come quella che era iniziata con Allegri, e poi che dipenderà secondo me gran parte anche dai calciatori della Juve, quelli che stavano e quelli che verranno.